Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, su questo le chiedo una cosa. L'ARERA, l'autorità di controllo sui prezzi dell'energia, ha presentato un rapporto scioccante dicendo che nel prossimo bimestre le bollette aumenteranno del 100%, fra l'altro rispetto ad aumenti che sono già intervenuti. La domanda che le faccio, anche con un po' di perfidia, ma lei non le viene voglia di chiamare Draghi e dire fate qualcosa ora, subito? In fondo lei è uno dei referenti, o l'ultimo, sì, più importante referente della sua maggioranza. Sì, è in parte quello che ho proposto oggi. Una parte è qualcosa che si può fare subito, prima delle elezioni, una parte si può fare dopo. La Quindi parte principale, lo shock, la sarebbe? Prima parte, la parte principale, per me, lo shock è prendere le misure che ha preso Draghi fino a ieri e raddoppiarne le intensità per le industrie piccole e medie imprese e le industrie più energivore. È la proposta sul tema del raddoppio del credito d'imposta alle aziende, se no le aziende chiudono. Esatto. Con i costi che sono arrivati le aziende chiudono. Ma quella che è più forte di tutte è la prima proposta, ed è una proposta fattibile. Cosa vuol dire tetto nazionale alle bollette elettriche? Vuol dire questo: il mercato dell'elettricità funziona con, fino a oggi, mettere insieme due fonti energetiche che sono molto diverse tra di loro, le fonti fossili e le rinnovabili. Come funziona e come sta funzionando in queste ore? Che il prezzo marginale lo fa la fonte che costa di più. Quella che costa di più allinea le altre allo stesso costo. Questo sistema funzionava quando le fonti rinnovabili e le fonti fossili avevano un prezzo che non era lontanissimo l'una dall'altra. Oggi cos'è successo? Che le fonti fossili sono esplose e di conseguenza il prezzo si allinea sulla fonte che costa di più. Quindi il costo delle rinnovabili, che non è cambiato, perché il costo della rinnovabile, essendo una rinnovabile basato sul sole, sul vento, viene trascinato e sale di 20, 30, 40 volte. E questo è insopportabile. Perché? Perché il costo di questa operazione va in carico al cittadino o all'impresa, e il guadagno finisce per inframmezzarsi in tutti i passaggi della produzione e soprattutto della trasmissione di questo prezzo. La nostra proposta, molto banalmente, è: questa situazione oggi è ingestibile. Cioè, con due fonti di energia così disallineate c'è semplicemente bisogno di spezzare con una norma e di dire che per i prossimi 12 mesi, finché il prezzo del gas è così folle rispetto al prezzo delle rinnovabili, il prezzo dell'energia è deciso in via amministrativa, con un tetto che consente che cosa? Di abbassare, ma veramente del 10-20%, la bolletta elettrica di oggi grazie a questo meccanismo. Lei mi dirà, ma se questo ci guadagna qualcuno, qualcuno ci perderà. Sì. Chi ci perde è chi ha fatto in questi mesi, in grande silenzio, dei guadagni stratosferici. Però le faccio un'obiezione. Perché che quel meccanismo lì sulle rinnovabili ha fatto sì che abbiano fatto dei guadagni enormi. Le e non è giusto che questo che vada in carico ai cittadini. Nel dibattito suscitato alla rete era già presente. La prima: il governo non ha scelto questa strada, sostenendo che non si poteva intervenire in dinamiche di mercato con dei prezzi regolati, che non avrebbe funzionato. La seconda li hanno fatta proprio in tempo reale, ed è quella di chi sostiene ma Letta vuole mettere un prezzo di Stato che sostanzialmente è un meccanismo dirigistico e non funziona in un'economia di mercato. No, le rispondo sulle due. La prima: il governo non l'ha ancora fatto, ma per un motivo molto semplice, che l'esplosione di questi ultimi giorni, settimane, ha reso questa evidente disallineamento delle due, cioè rinnovabili e il prezzo dei fossili, assolutamente non più gestibile. Quindi lei dice l'emergenza che l'emergenza ormai è diventata. Ma mercato. La seconda, quello che lei diceva, non è questione di dirigismo. Quello che io sto dicendo qui oggi, questa sera, 22 agosto, è oggetto di dibattito e di discussione in ogni paese europeo. Due paesi l'hanno già fatto per conto loro, la Spagna e il Portogallo. Non sto dicendo che noi dobbiamo fare la stessa cosa a loro, perché loro hanno una particolarità, non hanno le interconnessioni che abbiamo noi, quindi è una situazione diversa. In Francia, in Germania, dalle altre parti, di questo stanno discutendo. E non è possibile che il prezzo del gas voli di 1000% in più
e che non si faccia nulla. È un soprattutto perché... Quindi non è vero che col prezzo imposto i produttori non hanno più convenienza a produrre a quel costo? Assolutamente no. E lei lo sa quant'era? 100 megawattora, che potrebbe essere il cap, era esattamente il prezzo che un anno fa sarebbe stato considerato un miracolo per i produttori, perché avrebbero immaginato di guadagnare tantissimo. Quindi è una vicenda che con impegno si può gestire, sì, entrando a gamba tesa. Ma io voglio dire a chi ci sta ascoltando in questo momento... Lei vuole entrare a gamba tesa sui produttori? Assolutamente, non sui produttori, sulla regola complessiva che consenta ai produttori di rimanere sul mercato, ma allo stesso tempo a far sì che il nostro sistema non strangoli le imprese, perché se le imprese sono strangolate, licenziano i dipendenti, chiudono e licenziano i dipendenti. È una crisi sociale in questo momento, non è possibile. Le famiglie non possono pagare bollette come quelle che sono uscite. Quindi le dico... che in questo momento... Gamba tesa, bisogna fare un intervento che è un intervento forte, pesante. Nelle nostre proposte ci sono altre cose, c'è anche la bolletta luce sociale per in particolare le famiglie più in difficoltà. E poi c'è una cosa che per esempio in Germania da giorni stanno discutendo. In Germania stanno discutendo di un piano di risparmio energetico. Vogliamo dire anche qui che siamo in condizione di farlo oppure è una cosa che ci deprime? Io credo che un grande paese è un paese che nel momento nel quale c'è una guerra come quella che Putin sta facendo però e che impone alle degli parole, impazzi... Si parla di razionamento e circolano voci su piani di razionamento. È sì, diverso dal risparmio energetico. Però vuol io dire penso, alle 13 non si può andare in ascensore... Però c'è una differenza. C'è una differenza. La Germania rispetto a noi è diversa. La Germania dipende moltissimo dal gas russo più di noi, perché il governo ha fatto delle scelte in queste settimane. Quindi niente razionamento. Ha fatto delle scelte in queste settimane molto buone che hanno consentito di sostituire il gas russo con gas che arriva da molti altri paesi. Quindi secondo me noi possiamo fare un piano di risparmio energetico che immediato non sconfini e di nel farlo. Razionamento, diciamo. La sostanza è che risparmio di dico, razionamento no. Torno però alla cosa precedente. Se Conte, Berlusconi e Salvini non avessero fatto cadere il governo, noi oggi avremmo un governo Draghi. Noi avremmo un governo Draghi in grado di intervenire su questi temi in modo molto più forte di quanto un governo per l'ordinaria amministrazione. La situazione è questa, dobbiamo fare.